Buonasera a tutti. Grazie intanto per essere arrivati qui in questa giornata uggiosa. Questa riunione è organizzata da Vito Nellocchio, l'associazione di Bologna, che come scopo la diffusione e la divulgazione delle idee che si fanno liberalismo classico e libertarismo. E in questa occasione il tema che abbiamo scelto di trattare è particolarmente importante. Parleremo di legge, un argomento complesso, spesso molto frainteso. Per questo abbiamo invitato questa sera Giovanni Benitelli, che dovrebbe essere un amico, ha scritto poco tempo fa un libro interessantissimo su questo argomento, che pensiamo ci aiuterà a chiarirci un po' le idee riguardo all'argomento legge. Quindi prima di passare la parola a Giovanni, ricordo che chi desidera fermarsi a cena, pregato di dirlo perché dobbiamo avvisare la direzione della web. Giovanni Benitelli. Innanzitutto volevo ringraziare l'associazione Dito Nellocchio per questo invito. In particolare Massimo Testa, con cui ho mantenuto pochi contatti, e è stata un'accoglienza veramente calorosa e una di quelle accoglienze che non si dimenticano. Grazie. E poi devo ringraziare ogni persona che è qui stasera, che ha preso il suo tempo per venire a questo incontro. Questa è la prima presentazione, il mio primo libro, quindi è una prima assoluta, diciamo così. Quindi spero che mi perdonerete eventuali errori o di esperienza o eventuali che, diciamo, in generale. Ultimi due brevissimi ringraziamenti, se posso. Volevo ringraziare il mio editore, Leonardo Facco, che è veramente, cioè, se oggi il libertarismo è o comunque le idee coerenti di libertà, o le idee di libertà che vanno alla ricerca della coerenza, vengono diffuse tra persone che, diciamo, hanno magari maggiore difficoltà ad accedervi o comunque circolano al di là, diciamo, delle poche stanze, diciamo, degli addetti alla materia. Questo è dovuto in gran parte veramente a Leonardo Facco, quindi siamo fortunati ad averlo tra noi. E infine volevo ringraziare Leonora Fanderivera Costacuti, senza la quale questo libro e molto altro non ci sarebbe stato. Finito, diciamo, ringraziamenti. Posso, prima di iniziare a parlare del cuore dell'argomento, che è l'idea di legge, volevo fare, diciamo, due piccole premesse. Allora, una premessa riguarda la difficoltà di parlare del problema. Diciamo, il problema dell'idea astratta di legge è un problema che è difficile da trattare, perché riceve molta poca attenzione e riceve molta poca disponibilità ad essere discusso. E questo essenzialmente per tre ragioni. La prima è che viene percepito come un problema astratto, filosofico. La seconda è che viene percepito come un problema ideologico. E la terza è che viene percepito come un problema impossibile da risolvere a livello pratico. Ora, la prima e l'ultima di questi assunti, sono, il primo e l'ultimo di questi assunti sono falsi. Non è vero, o meglio, è vero che il problema dell'idea astratta di legge è un problema filosofico, ma è un problema filosofico nella sua natura, ma è estremamente concreto nelle sue conseguenze, ed estremamente pratico nelle sue conseguenze. Se noi consideriamo la crisi economica, per esempio, la crisi economica, chi studia la scuola austriaca di economia sa che la crisi economica è il prodotto diretto dell'interventismo dello Stato. Quindi c'è una grossa fetta di liberali, o sedicenti liberali, che chiedono un ridimensionamento dello Stato, un minore interventismo dello Stato. Tuttavia già Bruno Leoni all'inizio degli anni 60 sottolineava che se c'è questo interventismo dello Stato, questo è dovuto, il problema è dovuto a un'idea astratta di legge, cioè non è possibile, Leoni sosteneva, avere il libero mercato all'interno di un'idea di legge dove la legge è il prodotto centralizzato di autorità. Questo è impossibile. Quindi l'interventismo dello Stato è stato prodotto da una particolare idea di legge,
Quindi è impossibile risolvere la crisi economica senza risolvere, senza diciamo, eliminare l'interventismo dello Stato. Ma poiché l'interventismo dello Stato dipende da un'idea di legge del prodotto diretto, una particolare idea di legge, è impossibile risolvere la crisi economica senza aggredire l'idea di legge che necessariamente tende non soltanto a produrre ma a espandere l'interventismo dello Stato. Dicevo che anche la terza obiezione è un'obiezione, diciamo, falsa, cioè quello che è il problema dell'idea astratta di legge è un problema che non può essere risolto praticamente. Io credo che possa essere risolto praticamente. Si tratta di strategie, le strategie possono essere tantissime. Chiaramente se il problema non viene aggredito non viene risolto. Finché si pensa che il problema siano i politici o che sia appunto il livello di interventismo dello Stato, finché l'idea di legge non viene aggredita, chiaramente il problema non viene risolto. Però se si identifica correttamente il problema, allora io credo che sia possibile risolverlo. Ci sono tante diverse strategie, io alla fine del libro ne propongo una, della quale rimango convinto, ma è una freccia insieme a miliardi di altre frecce. Io, allo stesso tempo sto anche collaborando con su almeno altre due diversi approcci, tutti approcci che possono essere, diciamo, provati parallelamente, più ce ne sono meglio. La seconda ragione per cui il problema dell'idea di legge è un problema che viene, diciamo, che ha una certa difficoltà, riceve poca attenzione, ha una certa difficoltà di essere accolto come problema, essere discusso, è il fatto che viene percepito come un problema ideologico. Ora, questo è vero, effettivamente è vero, è un problema ideologico, però il problema qui sta nella definizione di idea di ideologia, nel senso che ci sono l'ideologia è un sistema coerente di pensiero. Noi di solito abbiamo, c'è questa tendenza, che è il prodotto in realtà della cultura socialista, a contrapporre ideologia e scienza. Cioè l'ideologia viene vista come qualcosa che è opposto alla scienza. Noi tutti noi abbiamo un pregiudizio negativo rispetto all'ideologia. In realtà, dal mio punto di vista, in quanto sistema coerente di pensiero, l'ideologia incorpora la scienza, o meglio, incorpora le scienze. L'ideologia è un sistema dove diverse teorie convivono, è un sistema di teorie che è fondato sulla coerenza non soltanto interna di ciascuna di queste teorie, ma è fondato sulla coerenza fra queste teorie. Questo vuol dire che, per esempio, se una teoria economica si basa sulla contraffazione e poi c'è una teoria invece dell'idea di legge che condanna la contraffazione, chiaramente queste due teorie sono, diciamo, in contraddizione l'una con l'altra. Ora, i socialisti avevano una loro ideologia, soltanto che era un'ideologia piena di contraddizioni, sia al loro interno, sia fra di loro. Cioè, la teoria economica era in contraddizione al suo interno, la teoria della legge era in contraddizione al suo interno, la teoria economica era in contraddizione con la teoria della legge. Quindi è crollata l'ideologia socialista, ed è crollato naturalmente anche l'economia socialista. Quindi l'atteggiamento dei socialisti è stato, vabbè, è crollata la nostra ideologia, allora è crollata l'ideologia. No, aspetta un attimo, è crollata la tua ideologia, perché la tua ideologia è tutta incoerente, ma l'ideologia non può crollare un'ideologia, nel senso che sono possibili sistemi coerenti, e infatti ci sono, e c'erano già all'epoca socialista, cioè la scuola, in particolare la scuola austriaca di economia, ha sviluppato l'unica teoria economica coerente, in particolare del ciclo economico, ma in generale come teoria economica generale, di cui la teoria del ciclo economico è una parte, e questa teoria non è soltanto perfettamente coerente al proprio interno, ma è coerente con un'idea di filosofia della legge, per esempio. Quindi effettivamente il problema dell'idea astratta di legge è un problema ideologico, ma è un problema ideologico in questo senso, cioè è un problema di coerenza scientifica. Ecco, questa era la prima lunga premessa, diciamo, che volevo fare per dire quanto era un po' difficile affrontare, diciamo, il problema, non siamo ancora entrati. Ora, il secondo piccolo punto preliminare che volevo discutere, cioè che volevo brevemente accennare, era quello della metodologia che userò qua stasera. Allora io, diciamo, sia nel libro sia questa sera, cercherò di comparare due diverse idee di legge. Quella che viene data per scontata oggi in Italia, diciamo, che è la stessa, che è quella che è stata adottata dalla Costituzione italiana, che è la stessa idea astratta di legge del fascismo e del nazismo,
e invece un'idea di legge diversa, opposta. Ora, la metodologia con cui cercherò di fare questo, almeno inizialmente, non sarà quella di contrapporre questa ideologia nella quale io personalmente, cioè questa idea filosofica di legge nella quale io personalmente mi riconosco, a quella che oggi viene generalmente data per scontata, ma sarà inizialmente, cioè non sarà quella di partire dal mio punto di vista per contrapporlo al punto di vista dei collettivisti, consapevoli o meno che siano, ma sarà almeno inizialmente di partire dal punto di vista dei collettivisti stessi. Cioè i collettivisti, il problema dei collettivisti oggi, cioè di tutti coloro che si riconoscono nella Costituzione italiana, eccetera, è che loro danno per scontata un'idea di legge che non hanno mai avuto la possibilità di confrontare con altre idee di legge. Questa idea di legge ha delle contraddizioni al suo interno pazzesche di cui loro non si rendono conto, e loro stessi, io credo di poter dimostrare che loro stessi sono, se portati a ragionare logicamente sulla validità di questa idea di legge, arriverebbero a dei risultati assurdi rispetto ai loro stessi standard. Non sto parlando rispetto agli standard di un liberale, soltanto che non hanno mai affrontato questo processo, perché non sono mai entrati in contatto con altre idee di legge. L'idea astratta di legge è qualcosa che il confronto sull'idea astratta di legge è qualcosa da cui tutti noi veniamo molto accuratamente protetti fin dai primi anni di scuola pubblica, cioè non viene data per quindi le persone crescono pensando a una, dando per scontata, che non pensando, è come giocare a tennis da quando sei piccoli col campo vuoto dall'altra parte. Uno non, può pensare di essere Djokovic, però quando si trova un'altra persona, a quel punto i conti si fanno in quel momento. Ecco qua, ecco il... Ora, finite le due premesse, affrontiamo appunto il problema delle leggi dal punto di vista, inizialmente dal punto di vista del collettivista, poi appunto gradualmente arriveremo al cuore del problema. Proprio ieri, leggendo... chiunque voglia interrompermi in qualunque momento, io sono veramente contento se a caso che lo faccia, quindi proprio ieri stavo, sono capitato su un giornale dove c'era la registrazione di un programma radiofonico, si chiama Zanzara, nel quale il conduttore intervistava un ex deputato liberale che per 7 giorni in Parlamento riceveva un vitalizio di 2000 rotti euro. Ora, da un punto di vista libertario, il vitalizio stesso non dovrebbe esistere, ma quello lasciamo perdere, non è questo il discorso che fare. L'intervistatore cercava di smontare l'intervistato, cioè cercava di esporlo e cercava di aggredirlo, cioè guarda che questa cosa non è giusta. L'intervistato, il punto la difesa dell'intervistato è stata quando l'intervistatore chiese: ma tu non ti vergogni? Dici: no, io non mi vergogno assolutamente, perché quella era la legge. Quella è la legge, quindi io anzi me ne vanto, perché io ho rispettato la legge. E con questa risposta, effettivamente, ad essere smontato è stato l'intervistatore, perché l'intervistatore accettava esattamente la stessa idea di legge dell'intervistato, quindi non aveva assolutamente niente da rispondere, soltanto l'unica cosa che sentiva che c'era qualcosa che non andava, sentiva che c'era qualcosa di ingiusto, però alla fine ha vinto l'intervistato, perché i due condividevano la stessa idea di legge. Ora, io non dirò che una delle leggi è giusta e un'altra è sbagliata, dobbiamo ancora arrivare al cuore del problema, cioè l'idea di legge. Però facciamo attenzione a una cosa. L'intervistato dava per scontata un'idea di legge che era un provvedimento particolare, deciso da un'autorità, in questo caso rappresentativa della maggioranza. Questo provvedimento, che aveva una data di inizio e una data di fine. Questo provvedimento, il vitalizio, era stato deciso probabilmente a partire da una certa data, quindi lui, finché era in vigore, non si vergognava di riceverlo e non l'avrebbe ricevuto dopo, quindi era qualcosa di abbastanza limitato nel tempo. Ora, se uno avesse chiesto all'intervistato, al deputato dei radicali: senti, ma se domani una maggioranza
qualificata, cioè sufficiente per cambiare la Costituzione, rendesse legale lo stupro. Tu come ti porresti rispetto a questa cosa? Quindi sicuramente lui non si comporterebbe come si è comportato, io assumo, rispetto al... non direbbe la stessa... non si comporterebbe nello stesso modo, direbbe no. Io non, anche se una maggioranza lo approvasse, lo rendesse legale, io non commetterei questa azione. E se la commettessi non me ne vanterei, non la troverei giusta, come invece me ne vergognerei. Assumo che sia così. Do per scontato che sia così. Quindi, però diciamo, il provvedimento che impedisce lo stupro è esattamente, viene chiamato con lo stesso nome, legge. Ma se noi guardiamo, sono due cose completamente opposte. Cioè il principio, cioè la regola in base alla quale non si può stuprare, violentare una persona, e il provvedimento che garantisce un vitalizio parlamentare, che garantiva, perché poi dopo è stato cambiato, credo modificato, sono due cose che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Uno è un provvedimento particolare preso in funzione di un fine specifico e che esiste in quanto espressione della volontà di persone particolari, di una maggioranza particolare, e che deve essere rispettato in questo sistema soltanto dopo che è stato approvato e finché è in vigore, non dopo. Dall'altra parte, in quanto tale questo provvedimento è uno strumento di potere politico, cioè questa che viene chiamata legge, interpretata in questo modo, è uno strumento di potere politico. Io faccio una legge così, è lo strumento attraverso il quale riesco a divergere delle risorse verso il parlamentare radicale. L'altra cosa, invece, la regola in base alla quale non si può violentare una persona, questa esiste indipendentemente, e anche il radicale la considererebbe come una regola che esisterebbe indipendentemente dalla volontà, perfino della maggioranza delle persone. È qualcosa che non dipende, non è una regola generale di comportamento individuale, non è un provvedimento particolare. È una regola negativa che stabilisce cosa uno non deve fare, non è una regola positiva che trasferisce risorse da una parte all'altra. È una regola che vale per tutti allo stesso modo. Non è possibile... Lo stesso, diciamo, la radicale non sarebbe d'accordo che ci fosse un'immunità parlamentare per la violenza sessuale. E deve valere per tutti allo stesso modo, Stato per primo. Quindi, da una parte abbiamo lo strumento di potere, il provvedimento particolare, espressione della decisione arbitraria di un'autorità, presa in funzione di fini particolari. Dall'altra parte abbiamo il limite al potere, il principio generale, la regola generale negativa di comportamento individuale che deve valere per tutti allo stesso modo. Eppure tutti e due vengono chiamati legge, con la stessa identica parola. Quindi è chiaro che con la stessa parola ci si riferisce a due cose che sono non diverse, ma opposte l'una all'altra. Sono proprio opposte, diametralmente opposte l'una all'altra. Di questa sera, questo è un problema noto, è stato Michael Oakeshott, questo grande filosofo inglese, aveva premesso che lui aveva, diciamo, considerato, aveva formato due termini, uno nomocrazia e l'altro telocrazia. Il termine telocrazia, da telos, scopo in greco, si riferiva a quel sistema sociale e politico basato essenzialmente sulla legge intesa come provvedimento particolare. La legge come provvedimento viene adottata in funzione di uno scopo specifico, per cui telos, crazia, cioè il potere dello scopo, mentre nomocrazia, da nomos, legge, quindi la legge in senso proprio, era invece il sistema sociale, politico ed economico fondato invece sulla legge, cioè sulla regola generale di comportamento individuale che deve avere per tutti allo stesso modo. E lui diceva che lo Stato moderno non può essere compreso se in qualche modo non lo si interpreta come una convivenza della nomocrazia e della telocrazia, cioè delle due opposte idee di legge, le quali convivono
lo Stato moderno si caratterizza dal fatto che queste due opposte idee di legge in realtà convivono all'interno dei nostri sistemi. E può sembrare che sia così. Abbiamo visto prima, con l'esempio che ho fatto. Io non sono d'accordo con Oakeshott. Non sono d'accordo con Oakeshott perché è vero che convivono, come abbiamo visto prima, ma il punto è che quando un potere politico può scegliere arbitrariamente quale idea di legge usare a seconda dei suoi interessi particolari, allora vuol dire che una delle due idee di legge prevale. Cioè vuol dire che il sistema di legge è essenzialmente positivo. E quando chi controlla, diciamo, il potere politico, quando gli fa comodo, usa, diciamo, difende i principi. Quindi noi abbiamo dei principi che sono difesi dalla legge positiva. Per esempio quello appunto della violenza sessuale o di altri. In molti casi sono difesi in alcuni casi particolari e non in altri. Pensiamo al principio della contraffazione. Il principio della contraffazione è generalmente difeso dalla legge, ma non quando fa comodo al potere politico per espandersi. Le banche centrali, stampando moneta, compiono il reato della contraffazione. Lì viene permesso, è legalizzato. Pensiamo di nuovo all'appropriazione indebita. Generalmente l'appropriazione indebita è una regola, diciamo, è un principio che viene difeso dalla legge positiva, cioè fiat, ma non sempre. Nel caso delle banche, per esempio, non viene legalizzata l'appropriazione indebita attraverso il sistema di riserva frazionaria. Quindi io non sono d'accordo con Oakeshott perché quando il potere politico può scegliere un sistema o un altro a seconda di quello che gli conviene nel caso particolare, siamo di fronte a un sistema positivo, cioè all'assenza di limiti totale, di limiti non arbitrari al potere politico. Ora, e qui diciamo, con questa nota chiudo, diciamo, la prima parte, poi se è un aspetto molto, secondo me, fondamentale per riuscire a capire e a inquadrare, diciamo, un modo efficace per questo sistema fondamentale, un modo che io ho trovato efficace per riuscire a inquadrare il problema dell'idea di legge, è quello di guardare alle stelle, in un certo senso. Cioè di ragionare in termini di sistema di riferimento. C'era Hayek che diceva che non è la legge a derivare dall'autorità, ma è l'autorità a derivare dalla legge. Nel senso che l'autorità deve essere rispettata perché e fino a quando difende una legge che si presume esistere indipendentemente da essa. Quindi, ora, io credo che questa bellissima frase di Hayek, che raccoglie in realtà moltissimo, diciamo, della filosofia del diritto, possa essere espressa in forma e aiuti molto la comprensione del problema, esprimerla in forma geometrica, cioè pensando al sistema solare. Non è la legge che orbita attorno all'autorità, ma è l'autorità che orbita attorno alla legge. Quindi perché aiuta pensare alla legge in questi termini, cioè in termini di sistema di riferimento? Aiuta perché il vero problema, perché è effettivamente un problema di sistema di riferimento, cioè un cambiamento di sistema di riferimento non è il cambiamento di idea rispetto a qualche cosa, ma è il cambiamento della prospettiva dalla quale si vede tutto. Ed è per questo che è così difficile, ed è per questo che incontra delle resistenze che sono in molti casi insormontabili. E se si studia la storia della rivoluzione copernicana, che è una storia appassionante, si scoprono dei parallelismi, diciamo, che sono effettivamente impressionanti fra la filosofia, per quanto ci sono delle differenze metodologiche note e anche epistemologiche note fra scienze naturali e scienze sociali, ma non è su quel piano, è proprio sul piano del processo di cambiamento del sistema di riferimento. Ora pensiamo, perché è così difficile? Che cosa cambia quando si cambia il sistema di riferimento relativamente alla legge? Abbiamo detto che cambia la prospettiva da cui si vede tutto. In primo luogo cambia, per esempio, l'idea di uguaglianza davanti alla legge. Dov'è la legge che orbita attorno all'autorità? L'uguaglianza davanti alla legge
è un'idea di uguaglianza davanti alla legge che permette la disuguaglianza legale. La disuguaglianza legale è un'idea di cosiddetta uguaglianza davanti alla legge che consiste in questo: l'autorità fissa un criterio arbitrario, in base a quel criterio raggruppa le persone in diversi, in diverse categorie, e poi tratta le persone tratta allo stesso modo le persone che stanno all'interno di una categoria, ma tratta in modo diverso persone che stanno in categorie diverse. Questo è quello che succede, per esempio, nelle leggi razziali, oppure nella progressività fiscale, oppure nell'auto alfano, per dire. Cioè, abbiamo un'idea di uguaglianza anti legge che consente la disuguaglianza legale e che quindi in nulla, se vogliamo fare il parallelo fra la, non so se ce n'è bisogno, ma insomma il parallelo fra le leggi razziali e la progressività fiscale sul piano dell'uguaglianza davanti alla legge sono identiche. In tutti e due i casi viene fissato un criterio, da una parte la razza, dall'altra diciamo la ricchezza. In base a quel criterio vengono formate categorie diverse di persone, i ricchi e i poveri, i bianchi e i neri, o gli ariani e gli ebrei. Le persone venivano trattate ugualmente all'interno di ogni categoria, ma in maniera diversa fra le diverse categorie. Un'altra idea che cambia completamente quando cambia il sistema di riferimento è l'idea di certezza della legge. In un sistema che io chiamo cratocentrico, cioè che è quello che Oxford chiamava telocentrico, io trovo nel nostro sistema, il sistema cratocentrico è quello che ha al centro il potere, quindi è il sistema positivo. La certezza della legge si identifica essenzialmente con la precisione. Quindi noi abbiamo stuoli di commercialisti, che mio incluso, i quali brontolano contro il governo, contro le cose, perché non sanno, perché i comandi dell'autorità non sono sufficientemente precisi e chiari. Non è chiaro esattamente che cosa loro devono fare. Quindi la legge viene percepita come certa se è chiaro ed è preciso che cosa uno deve fare per soddisfare, diciamo, i requisiti della legge. Ecco, ma se uno cambia il sistema di riferimento e da uno cratocentrico passa a un sistema di riferimento nomocentrico, lì la certezza della legge assume un significato completamente diverso. Cioè non è più la precisione, ma diventa l'impossibilità, cioè la certezza, l'impossibilità che quella legge cambi da oggi al domani. Chiaramente la legge intesa come un provvedimento particolare non cambia da oggi al domani, cambia dalla mattina alla sera. Non so nemmeno se le leggi che erano oggi giusto perché è sabato, perché se no. E mentre la regola in base alla quale non si può violentare una persona, quella non cambia dall'oggi al domani. E non cambia dall'oggi al domani perché non è stata fatta. Poi vedremo, arriveremo da dove nasce la legge, diciamo, quindi non è stata decisa da qualcuno. Vedremo dopo come nasce la legge, diciamo, intesa come principio. Di certo non è stata decisa da qualcuno. Quindi un'altra idea che cambia radicalmente quando quando cambia il sistema di riferimento è l'idea di democrazia, per esempio. Nel sistema che io chiamo cratocentrico, cioè nel sistema che ha al centro il potere arbitrario dello Stato, la democrazia è intesa come la regola della maggioranza, cioè quel sistema politico dove se una decisione è stata presa a maggioranza, allora è democratica. Quindi non ci sono limiti al potere della maggioranza. Quando il governo Berlusconi, la maggioranza parlamentare Berlusconi approvò il lodo Alfano, il lodo Alfano era, forse non so se tutti lo ricordate, era quello che prevedeva una sorta di immunità per le alte cariche dello Stato. La Corte Costituzionale bocciò quella legge dicendo che era incostituzionale perché violava l'articolo 3 della Costituzione, cioè lo stesso articolo che avrebbero violato le leggi razziali.
cioè quello dell'uguaglianza davanti alla legge. Tuttavia, la Corte Costituzionale non disse solo questo, dice: voi non è che non potete approvare Rodolfo Aru, potete approvarlo, soltanto che per approvarlo dovete approvarlo come legge costituzionale, cioè violare l'uguaglianza. Io riconosco che questa legge viola l'uguaglianza anti la legge, però violare l'uguaglianza anti la legge va bene se viene violata dalla stessa Costituzione che dovrebbe difenderla. Quindi quella che alcuni cosiddetti giornalisti di Potravaglio considerano la Costituzione più bella del mondo è in realtà un porcaio nel vero senso della parola, cioè è il posto dove se una cosa è veramente brutta è l'unico, è solo lì che può essere inserita, perché altrimenti sostanzialmente questo è quello che succede, che una maggioranza che è sufficientemente ampia non ha problemi a violare perfino il terzo articolo della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza anti la legge. Questo vuol dire che quindi la democrazia intesa, vista dalla prospettiva romocentrica, cratocentrica, cioè vista dalla prospettiva positiva, è un sistema politico in cui non esiste limite al potere arbitrario di una maggioranza. Per questo i filosofi liberali non parlano di democrazia in questo senso come democrazia totalitaria. Un'altra caratteristica della democrazia vista da questa prospettiva è che se un obiettivo, anzi è l'unico, l'obiettivo, per cui se uno va in giro a dire io non sono un democratico, tendenzialmente viene bastonato per strada, perché la democrazia essenzialmente è vista come obiettivo. Ora, se uno cambia prospettiva, e quindi non sta dalla prospettiva che con una metafora astronomica possiamo chiamare geocentrica, ma inverte il sistema di riferimento e sta nel sistema invece eliocentrico, che io chiamo nomocentrico, che sono la legge come il sole, e a quel punto la democrazia cambia. Cambia perché non è più il sistema, non è più il sistema politico basato sulla regola della maggioranza, in quanto la legge non dipende dalla maggioranza, ma è quel sistema politico in cui la legge, che non dipende dalla volontà della maggioranza, può essere difesa attraverso, cioè il sistema in cui la difesa della legge può avvenire attraverso provvedimenti che sono decisi a maggioranza. Ora, questa può sembrare un gioco di parole, ma c'è una differenza sostanziale, perché in un sistema democratico, tra virgolette, in senso positivo, una regola è democratica se è approvata a maggioranza, mentre nella prospettiva opposta una regola approvata a maggioranza è democratica se non viola la legge e se si limita a difenderla. Quindi in una democrazia non potrebbe esistere la progressività fiscale, per dire, è incompatibile con la democrazia vista dal punto di vista della legge, intesa in senso nomocentrico, perché quella chiaramente viola l'idea di legge che è univocamente associata alla legge intesa come limite allo strumento come limite al potere, non come strumento di potere. Quindi, diciamo, il senso, diciamo, la cosa, il messaggio, diciamo, che volevo, se vogliamo, anche che volevo trasmettere, è che il cambiamento dell'idea di legge richiede un cambiamento di sistema di riferimento. Ah, mi ero scordato di dire, chiaramente la democrazia, questo è un punto importante, nel sistema nomocentrico non è un obiettivo, è un mezzo. Gli obiettivi sono quelli della libertà, sono quelli della legge, e la democrazia intesa in quel senso, ed è una democrazia dove il ruolo dello Stato, ammesso che ci sia, è ridotto al minimo, un minimo che non è arbitrariamente definito, una democrazia di questo tipo è uno solamente dei diversi sistemi politici che possono portare all'obiettivo, che è quello della libertà, intesa come assenza di coercizione arbitraria di alcuni su altri. Ma ci possono essere altri mezzi.
non è, diciamo, non, la democrazia è uno dei tanti, costosissimo, che con dei vantaggi sicuramente, ma anche con grandi svantaggi, quindi non è un obiettivo, è semplicemente un mezzo, e quanto mezzo deve essere, diciamo, comparato con altri. Quindi ecco, io la cosa secondo me importante a tenere presente quando si parla di legge è che di fare attenzione a quale sistema di riferimento stiamo pensando e capire che un'idea di legge, se si adotta un sistema di riferimento, non si può adottare anche un altro, cioè non so, che un astronomo non è che usa il sistema eliocentrico o quello geocentrico a seconda di quale dei due li semplifica i calcoli particolari in diverse situazioni. Quindi noi non possiamo utilizzare un'idea di legge oppure un'altra a seconda di quello che ci conviene, proprio perché l'idea di legge è ancorata a un sistema di riferimento. E questo però è quello che, come ricordava appunto Oakeshott, avviene continuamente perché noi siamo in realtà in un sistema che lui chiama telocratico, perché io chiamo teocentrico, un sistema in cui il potere politico è limitato e quindi ha il potere di difendere delle regole generali in alcuni casi e il potere di difendere in altri. Ora, la legge intesa come limite al potere politico, da dove nasce? Perché la legge intesa come strumento di potere è chiaro da dove nasce. Nasce dalla legittimità di coloro che vanno a votare e che danno, attraverso il loro voto, firmano, insomma, e danno legittimità al potere politico, il quale, nel modo che sappiamo, si produce determinati provvedimenti a tutela di questo o di quel gruppo quando va bene. Ma da dove nasce l'altra legge? Ecco, qui ci sono, diciamo, due approcci diversi nel panorama, diciamo, di coloro che difendono la libertà. Sono due approcci diversi, molto simili. Uno vede l'origine di questa legge nella natura, un altro vede l'origine di questa legge in un processo spontaneo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo. Ora, io, senza entrare nei dettagli, io non sono un giusnaturalista, cioè non mi riconosco in coloro che vedono l'origine della legge nella natura, però questa differenza sulla quale, se ho ritenuto opportuno, possiamo anche continuare a discutere sul perché, insomma, è meglio l'uno o l'altro, anzi forse vale la pena dopo un attimo. Il punto però vale più la pena di concentrarsi su punti in comune, perché per entrambe queste scuole di pensiero la legge è una regola generale negativa di comportamento individuale. Per entrambe queste scuole di pensiero è indipendente dalla volontà di qualunque autorità, esiste prima e dopo qualunque tipo di autorità. E in entrambi i casi dà luogo, ed è compatibile ed è coerentemente integrata con la teoria economica, che è esattamente la stessa, e che è la teoria economica della scuola austriaca. Cioè l'unica scienza economica oggi coerentemente esistente. Quindi queste due idee di legge sono, agli effetti pratici, di fatto interscambiabili. In realtà sono diverse, e secondo me l'idea di legge intesa come ordine spontaneo è superiore a quell'altra, sono diverse nel processo della loro formazione. Perché l'idea della legge naturale non c'è processo di formazione, secondo loro è qualcosa che esiste in natura e che però ha la forza della coerenza astratta, quindi una coerenza logica astratta, ed è proprio su questa coerenza logica che il giusnaturalismo poggia tutta la sua esistenza. Invece la legge intesa come ordine spontaneo è, a tutti gli effetti, nasce allo stesso modo in cui nasce una lingua, per esempio. Nessuno ha deciso le regole di una grammatica, non c'è una persona con nome o cognome, un'autorità che ha deciso un giorno, in una particolare data, le regole che noi usiamo per parlare. Queste regole sono il frutto di un processo spontaneo, disperso,
di selezione culturale di usi e convenzioni di successo, cioè che hanno funzionato. E non è stato appunto deciso da nessuno. Il ruolo dell'Accademia della Crusca, perché non è quello di fare la lingua italiana, l'Accademia della Crusca ha il ruolo di difenderla o magari di interpretarne le evoluzioni, ma non può invertire le regole arbitrariamente. E ci sono molte altre istituzioni che sono di questo tipo. Pensiamo al mercato, pensiamo al denaro stesso. Chi conosce la storia del denaro sa che oggi sembra strano pensare che il denaro possa essere un ordine spontaneo. In realtà c'è un interessante parallelismo, e questo ne parlo nel libro, un interessante parallelismo fra il denaro e la legge, in quanto entrambi nascono come ordini spontanei, cioè come frutto dell'azione delle persone ma non del loro disegno. E entrambi, essendo limiti al potere, sono stati presi dal potere che ne ha completamente cambiato la natura. Per cui adesso sia il denaro che la legge vengono fatti da un'autorità, ma non era così inizialmente. Quindi la legge... Com'è? Qualcuno ha? Ah, chiuso. Va bene. Ecco, quindi in chiusura di questa prima parte, poi devo fare altre domande. La ragione per cui io ritengo che la legge intesa come ordine spontaneo sia superiore alla legge intesa come alla legge naturale è che è più coerente a livello astratto, nel senso che chi difende il jus naturalismo, allora noi possiamo, ci sono tre tipi possibili di ordine a cui possiamo pensare. Da una parte c'è l'ordine naturale, tipo la legge di gravità, è quello che non dipende né dall'azione delle persone né dal loro disegno, cioè dalla loro progettazione. La legge di gravità oppure il sistema solare esisterebbero anche se l'uomo non fosse stato sulla Terra, di certo non sono stati disegnati da qualcuno. All'opposto poi c'è l'ordine razionale, che è quello per esempio di un'organizzazione, oppure di un concerto, oppure di un'orchestra. Cioè quell'ordine che è frutto sia dell'azione dell'uomo che del suo disegno. La quinta di Beethoven non esisterebbe se Beethoven non l'avesse scritta, quindi è frutto del disegno dell'uomo, però è frutto anche dell'azione dell'uomo, perché non esisterebbe e non potrebbe essere ascoltata se le persone non la suonassero. In mezzo, e questo è il punto più delicato per quello che riguarda le scienze sociali, c'è l'ordine spontaneo, quello che Hayek chiama l'ordine spontaneo, cioè che è frutto dell'azione dell'uomo ma non del suo disegno razionale. Cioè, senza l'uomo quell'ordine non ci sarebbe stato, però nessuno lo ha arbitrariamente disegnato. Ecco, se noi pensiamo alla lingua, se noi pensiamo al mercato, se noi pensiamo a internet, se noi pensiamo al denaro, nella sua forma originaria, cioè l'oro scelto come una merce più commerciabile, questi sono tutti ordini spontanei. Ecco, la legge è un ordine spontaneo, quello. Se il problema dei giusnaturalisti, dal mio punto di vista, è che se si ammette che la legge è un ordine naturale, saremmo costretti ad avere una singolarità, cioè la legge sarebbe l'unico ordine sociale non razionale a non essere un ordine spontaneo. E questa è dove c'è una singolarità eclatante di questo tipo, secondo me, dal punto di vista strettamente scientifico, esprime una difficoltà, soprattutto se questa singolarità non ha ragione di esistere, perché la legge può essere spiegata ed è stata spiegata allo stesso modo in cui, le stesse persone, gli stessi giornalisti, giusnaturalisti spiegano il mercato, il denaro, eccetera. Ecco, questo è, diciamo, una piccola panoramica, se qualcuno ha delle... Cambiando proprio il punto di vista, cioè mettendo la legge al centro, cioè mettendo la legge al centro dell'universo, io penso che questo sia già sufficiente ad abbattere il costruttivismo legislativo. Cioè, mi spiego meglio: se la legge è uguale per tutti ed è la legge al centro dell'universo, quindi anche lo Stato è soggetto alla stessa legge che vale per ciascun individuo, anche la famiglia è soggetta alla stessa. Cioè, io non posso fare
una legge per favorire la famiglia, che discrimina l'individuo piuttosto lo scapolo piuttosto che l'ammogliato, lo Stato piuttosto che il cittadino. Cioè, se dico il cittadino non può rubare neanche lo Stato. Io penso che questo sia forse già sufficiente a sconfiggere il costruttivismo legislativo, perché nel momento che io faccio una legge che vale anche per lo Stato, non metto nessuno al di fuori della legge, devo stare attento a costruire qua, a fare il costruttivismo legislativo, perché poi divento, agisce anche su di me. Mi chiedevo se secondo te questa è una lettura... No, secondo me questa non è la lettura con la quale sono d'accordo, perché innanzitutto c'è un punto estremamente delicato, che è quello dell'esistenza stessa dello Stato. L'esistenza stessa dello Stato in molti casi può basarsi e può rendere necessarie le tasse, per esempio, ma le tasse sono una violazione della proprietà privata. Quindi nel momento in cui uno accetta l'idea di legge intesa come limite al potere politico, ha diverse soluzioni. Possiamo entrare nel dettaglio, ma probabilmente il discorso si fa abbastanza complicato. Quindi il punto fondamentale però che voglio dire è questo, cioè tu hai messo a fuoco un obiettivo e hai, diciamo, è come se tu avessi risolto il problema dal punto di vista intellettuale. E io sono perfettamente d'accordo con te, dal punto di vista intellettuale il problema è sostanzialmente risolto. Il problema è pratico, cioè il problema a livello intellettuale è risolto da molto prima di oggi. Cioè, basta leggere un libro di Bastiat per capire quanto il problema a livello intellettuale era già chiaro e già risolto all'epoca. Però in tutti questi secoli in realtà lo Stato ha continuato a espandersi e col beneplacito delle persone, soprattutto delle persone per bene. E ha continuato, la libertà intesa come assenza di concezione ha continuato a essere stretta perché è mancata, soprattutto anche a livello intellettuale, attenzione alla transizione. Cioè, come se noi fossimo su uno scoglio e sia chiara la nave che dobbiamo prendere per proseguire, diciamo, verso la libertà. Consenti queste immagini, però quella nave è una nave che pesca parecchio, quindi c'è bisogno di una zattera per arrivare là. Ecco, noi molte persone pensano alla nave, hanno tutti capito che quella è la nave giusta, tutti, in realtà una parte infinitesima purtroppo, ma anche quelli che hanno capito che quella è la nave giusta, quei pochissimi, in realtà non hanno pensato a costruire praticamente la zattera per arrivarci. Cioè, tu hai perfettamente, io sono d'accordo con te assolutamente sull'analisi che tu hai fatto, però quella è un'analisi intellettuale. Cioè, noi il punto è come, partendo dalle condizioni attuali, cioè dalla situazione istituzionale attuale, che è un sistema, quindi da un sistema cratocentrico o geocentrico, partendo da questa situazione che è la nostra, come arrivare a cambiare il sistema di riferimento. Perché io sono d'accordo con te, il punto d'arrivo è un sistema di riferimento opposto, ma partendo dall'attuale sistema di riferimento, che ha dei livelli istituzionali e una, diciamo, una struttura istituzionale enorme come potere, e soprattutto anche una struttura intellettuale, perché questo sistema di riferimento, oggi le persone che danno per scontata l'idea di legge positiva sono esattamente come quelli che davano per scontato il fatto che nel 400, all'inizio del 500, fosse il sole abitato alla terra. Nemmeno ci pensano, non si pongono nemmeno il problema. Quindi non c'è soltanto il problema della struttura istituzionale, c'è anche il problema della natura. Per questo è un compito immane, però io credo che sia possibile. Ora, nel libro io do una mia idea, credo che sia possibile. Ora, generalmente io credo che ci sono diverse strategie. E una strategia che io credo che, diciamo, una strategia è la violenza diretta. Io non credo, c'è un bellissimo intervento della leader birmana Kwan Suu
sì, non so esattamente come si pronuncia, Aung San Suu Kyi, il premio Nobel per la pace, la quale, dice, la quale ha subito quella forma di totalitarismo. Lei ritiene che la lotta per la libertà sia perfettamente, diciamo, compatibile con la violenza da un punto di vista etico. Lei ritiene, tuttavia, la ragione per cui lei e il suo movimento non hanno utilizzato la violenza è perché è inutile dal suo punto di vista. Pensa, da un punto di vista pratico, pensa di raggiungere maggiori risultati con un atteggiamento che è opposto a quello della violenza. E qui sono abbastanza d'accordo, soprattutto nel totalitarismo moderno. Cioè il totalitarismo nel suo vecchio vestito, cioè quello del fascismo e del nazismo, e lì effettivamente, visto che non aveva ancora portato le persone, così tante persone per bene dalla sua parte, e quindi non aveva l'appoggio delle persone per bene, allora quel totalitarismo effettivamente, per ragioni strategiche, forse in quel caso un contrasto, una difesa violenta poteva, all'aggressione violenta da parte dello Stato, poteva avere un senso. Ma oggi, in questa forma di totalitarismo così avanzato e così sofisticato, che ha portato dalla sua parte il meglio dell'anima delle persone, credo che la violenza alienerebbe ancora di più la causa della libertà. Ci sono altri modi. Uno è la secessione, che è un modo che non risolve il problema, però rende sempre più piccolo e frammentato lo Stato. Io personalmente sono a favore di una metodologia che è quella dell'affiancamento di istituzioni informali a istituzioni formali. C'è tantissimo spazio per affiancare istituzioni informali a istituzioni formali, e per farlo in maniera non soltanto legittima ma anche legale. Ecco, se noi guardiamo a Bitcoin, quello che sta succedendo, la Bitcoin è ancora estremamente limitata, non so quante persone hanno comprato qua qualcosa con Bitcoin, giusto per curiosità? Nessuno. Ecco, e quindi è una moneta che è... Quante persone conoscono Bitcoin? Sì, uno, tre, pari più, ok. Lui compra sempre. Ecco, Bitcoin è un esempio, ma credo che questo affiancamento di istituzioni e di sistemi informali accanto al sistema informale, sia sul piano istituzionale che sul piano in realtà poi di mercato e anche non solo monetario, credo che possa produrre dei risultati sorprendenti. Quindi, per rispondere alla tua domanda, credo che il punto fondamentale sia concentrarsi non tanto sul punto d'arrivo, ma come arrivare lì partendo dalle condizioni attuali concrete. Io le cose che tu dici mi turbano abbastanza, perché tocchi un punto per me focale che non mi è chiaro da sempre. Cioè, tendo anch'io a pensare più che al giusnaturalismo a una forma di ordine spontaneo che si crea nel tempo, però se questo contrasta con l'idea di mettere poi questa cosa, che per quanto solida è in fieri, perché è un ordine spontaneo che si crea nel tempo, e quindi nel tempo non ha una fase finale, metterla al centro, cioè farla diventare il sole, mi diventa complicato chi la legittima fino in fondo, cioè soprattutto come cambia e come le istituzioni si adeguano ad essa, e come siamo sicuri che diciamo c'è un rapporto sano fra il suo divenire e il suo essere il sole centrale. Quindi la tua domanda è la lì, cioè non riesci a capire, se ho capito bene la tua domanda? Mi piace l'impianto, per cui sono affascinato dall'impianto ed è sostanzialmente l'abbraccio. Sento una difficoltà in me nel conciliare il fatto di mettere una legge, diciamo, non naturale ma spontanea e sostanzialmente creata a prescindere dalle istituzioni, al centro, laddove questa legge però, anch'io la vedo come te, sostanzialmente non naturale, ma il prodotto della società umana. Non riesco a vederla come naturale, francamente la legge naturale mi sa di religione, non so perché, ma la percepisco come qualcosa di calato dall'alto. Non ne vedo neanche la realizzazione in natura, cioè non ne vedo neanche la realizzazione nelle società umane, non vedo una legge naturale che vale per tutte le civiltà e per tutti gli angoli della Terra. Quindi è evidente per me che la legge è un ordine spontaneo, si prende il tempo, sono valori che si radicano. Però, in quanto infieri nel tempo, non li vedo come la struttura centrale, come un sole. Ho capito. No, ma il punto in realtà è che... C'è un'adeguatezza anche tutto qui. Io in questo vedo... Ho capito quello che dici, prova a risponderti al mio punto di vista, solo un punto importante. Io credo che
Allora, come ho detto, la differenza tra il giusnaturalismo e, diciamo, la scienza come ordine spontaneo è nel processo di formazione, ma non è nel prodotto. Il prodotto è lo stesso, essenzialmente è una regola generale negativa di comportamento individuale che deve valere per tutti, stato per primo allo stesso modo. Ora, tu dici è in fieri, è vero che è in fieri, però è in fieri in movimento quasi statico, cioè il principio in base al quale non si può violentare una persona, non è che soprattutto non cambia per decisione di qualcuno, cioè uno può fare nell'arco non solo della nostra vita, ma della vita dei nostri figli, dei figli dei nostri figli e dei loro figli ancora, può fare tranquillamente dei piani di azione dando per scontato che questa regola non cambierà. E quindi se ho capito bene la tua domanda è se noi mettiamo questa regola che è in fieri al centro, in ultima analisi, tra il mio schema di valori e quello di un uomo vissuto anche solo pochi secoli fa, che nell'ambito storico è poco, ci può essere una differenza abissale, cioè... Io non credo che sia, il punto non credo che sia esattamente così, cioè nell'applicazione in determinati casi particolari sicuramente, ma se ci concentriamo sul principio, sulla regola generale, la regola generale deve avere coerenza astratta con tutte le altre regole. Quindi è vero che oggi, per esempio, non so, noi non possiamo, cioè che oggi non c'è lo ius prive noctis, e che invece lo ius prive noctis c'era nel Medioevo, per dire. Poi se uno legge il bellissimo libro di Piombini vede che in realtà anche lo ius prive noctis è un mito, questo lo ius prive noctis che non c'è, però supponiamo che ci fosse. Il punto è che anche lì, anche per assurdo, noi gli Spinoctis mettiamo il libro, ignoriamo il libro Piombini, diciamo che effettivamente gli Spinoctis ci fosse. In quel caso non veniva, non è che lì veniva, lì, non è che in quel momento il principio della violazione dell'integrità fisica della persona veniva applicato in generale, veniva applicato in un caso particolare, ma il principio generale viene riconosciuto in tutti gli altri casi, esattamente come oggi sul caso della contraffazione, sul caso della appropriazione indebita. Quindi se uno si mantiene a livello di principio, cioè di regole generali, queste chiaramente storicamente sono state violate e continueranno a essere violate in casi particolari sempre diversi e sempre nuovi, ma il principio, la regola generale, che deve essere coerentemente astratta e solida con altre regole, non è una cosa che sta per i fatti suoi, è molto meno in fieri, è il risultato di un fieri, ma probabilmente cambierà, ma se si continua sulla regola generale, non sull'applicazione particolare, quella regola generale cambia molto poco. Scusa, ma il giusnaturalismo ti proteggeva dalla possibilità che la norma ti abilitasse verso il male, certo non esiste, ormai è superata la concezione, ma questa concezione invece costruttivistica come ti protegge da domani una possibilità che si concretizzi una concezione repellente o inaccettabile, tipo che una razza doveva su un'altra, per esempio, nel caso della legge intesa come ordine spontaneo? Il giustizio ti proteggeva, cioè no, tutto già scritto, questo è il male, basta. Sì. Invece, ammettendo che tu possa avere un'evoluzione, poi te ne dico, conseguenze, sei protetto da chi? La risposta è abbastanza larga a quell'altro. E qui c'è una confusione che effettivamente è stata colpa mia di non essere riuscito a spiegarla bene. Il punto è questo, che se la legge è una regola generale che deve valere per tutti allo stesso modo, questo significa che la prevalenza di una razza su un'altra, a cui faceva riferimento lei, è una situazione che non può tecnicamente verificarsi all'interno della legge, perché la legge impedisce, l'ho detto prima nel caso dell'uguaglianza ante, la stessa applicazione di regole diverse o di trattamento diverso a persone sulla base di criteri o di gruppi. La legge è una regola di comportamento che deve valere per tutti allo stesso modo, senza la possibilità che qualcuno divida le persone in categorie diverse, che una prevalga sull'altra. Quindi anche, se la situazione che anche questo è un concetto un po' metafisico, però. Ma è un concetto, non credo che sia più metafisico del concetto della lingua, nel senso che se si vedono le regole della lingua sono nate esattamente allo stesso modo, e
non c'è la possibilità da parte di qualcuno di applicare delle regole della lingua diverse a seconda di diverse persone. Le regole della lingua sono quelle, e c'è poco da fare, cioè sono quelle. Quindi è vero che è un processo in fieri, però è un processo che la lingua cambia e si evolve, per cui ogni anno abbiamo dizionari diversi, aggiornati. Ma il compito dell'Accademia della Crusca piuttosto è quello di recepire queste regole devono essere uguali per tutte. Non è possibile che quelli con i capelli biondi siano obbligati ad avere certe regole grammaticali e quelli con i capelli neri altre regole grammaticali. Quindi a livello di in quanto regola generale di comportamento individuale, il giusnaturalismo e la legge come ordine spontaneo sono del tutto equivalenti, è soltanto nel loro processo di origine che sono diversi. Abbiamo lambito, la Bibbia ha lambito il problema teologico. Teologico? Sì, che secondo me va ripreso, perché se continuiamo a fare, tanto premessa, l'impianto mi piace molto, quindi leggerò il libro, questo va detto sostanzialmente, perché è molto interessante come impianto. Però già la distinzione giusnaturalista, poi costruttivista, poi nel mezzo, ci sono alcune teologie semplici, ad esempio quella di Mancuso, che trova nell'energia una ragione del mondo in divenire, in fieri, che forse bisogna cominciare a farci conti per proporre delle soluzioni nuove, tipo, che ne so, ci sono delle organizzazioni nuove all'interno della democrazia, ma anche le organizzazioni vecchie, che è ora di riprendere per fare questo cambiamento. Io in realtà stavo parlando un problema di il piano sul quale ragionavo è il piano scientifico-sociale. Quindi sul piano scientifico-sociale avevo appunto classificato questi tre livelli. Cioè, quindi io sono il primo, sono convinto che esistano delle energie che io non riesco a spiegare, e sono consapevole di una cosa, cioè che tutto quello che uno non riesce a spiegare in passato è sempre stato visto come magia, poi è stato spiegato tendenzialmente dalla scienza, e quella che era magia invece poi dopo diventa la scienza. Quindi coloro che chiamano cialtroni le persone che semplicemente hanno una curiosità verso le cose che non si riescono bene a spiegare, secondo me non hanno proprio capito la realtà delle cose. Cioè, io ho un grande rispetto e non credo che, cioè, un conto è quello che è dimostrato essere falso, un conto è quello che non è stato dimostrato essere vero. Quindi io ho un grandissimo rispetto, una grandissima apertura verso tutto quello che non è stato dimostrato essere vero. Quindi probabilmente l'energia a cui si faceva riferimento lei, tra diverse cose. Però il piano mio del ragionamento è un piano scientifico, razionale, nel campo delle scienze sociali, dove finché non viene dimostrato probabilmente essere vero, anche se venisse dimostrato essere vero, quel tipo di energia sarebbe un'energia di tipo fisico, non sarebbe un'energia di tipo. Io sto parlando di. In realtà il problema della legge è un problema che ha poco a che vedere con l'energia fisica, per quanto è, ma più con l'energia sociale, diciamo con l'interazione sociale delle persone. Sì, una cosa. Sì, no? Sì, sulla spontaneità della legge, che acquista quindi un significato particolare nella sua esposizione, che è una via di mezzo fra la legge naturale e, diciamo così, la razionalizzazione della legge in senso assoluto. Ma perché? Perché in effetti in politica, diversamente dall'economia, mentre nell'economia le nostre scelte, il nostro comportamento può essere un comportamento individuale, perché poi il vantaggio è collettivo, come diciamo noi liberisti che siamo per il mercato, e in politica è diverso, perché in politica i comportamenti collettivi bisogna che abbiano qualcosa di comune, non sempre. La legittimazione di quella che può essere una cosa che nasce spontaneamente, bisogna vedere quanto abbraccia il motivo per cui viene legittimata. Lei ha fatto caso della scelta dell'oro oppure della lingua. Ma per esempio l'opinione pubblica allora non è spontanea, la stampa, sempre,
è spontanea, si abbraccia con l'opinione pubblica, quando è allora che l'opinione pubblica può diventare legge, c'è un momento in cui bisogna che venga ufficializzato questo attraverso una scelta che può essere solo una scelta collettiva, non un qualcosa che battezza un comportamento in quanto sia legittimato attraverso una spontaneità. Ecco, vorrei che lei mi precisasse meglio questo. Sì, io rifiuto personalmente nel modo più assoluto qualunque approccio collettivista, e in particolare che l'azione umana possa essere in alcun modo vincolata da delle decisioni collettive. Io credo che, che questo sia incompatibile con una società libera, e che in una società libera l'azione umana può essere vincolata esclusivamente dalla legge, cioè da regole generali e negative che non dipendono dalla volontà e dalla decisione di nessuna collettività. Lei ha parlato prima del mondo economico, ma in realtà il mondo economico e il mondo della legge sono diciamo legati a doppio filo e sono estremamente stretti l'uno con l'altro. Se noi vediamo il processo di oggi, il fatto stesso che oggi c'è Draghi che stampa 60 miliardi di euro al mese con il cosiddetto quantitative easing, svalutando la banconota da 50 euro che probabilmente lei ha in tasca, lei è obbligato, se vuole comprare un panino, a usare quella banconota, è obbligato dalla legge. Se lei volesse quindi Draghi sta svalutando, la banca centrale sta svalutando il denaro che lei ha in tasca, la sta tassando senza che lei se ne renda conto. E in una situazione di libero mercato che lei ha sostenuto prima, rispetto alla quale lei ha detto di essere a favore, lei dovrebbe essere libero di poter scegliere una qualunque moneta. Io credo che solamente un folle oggi, se non fosse obbligato con la violenza, terrebbe in tasca la moneta che viene inflazionata così tanto. Noi siamo obbligati a tenerla in tasca grazie a scelte collettive che sono state prese in violazione della legge intesa come regola generale di comportamento individuale. Se io o chiunque in questa stanza adottassimo un comportamento uguale a quello di Draghi, finiremo tutti in galera. Se chiunque all'interno di questa stanza adottasse un comportamento uguale a quello delle banche commerciali, che prestano ad altri soldi che sono stati depositati e non prestati in banca, finiremo in galera per la violazione, per il reato di appropriazione indebita. Le banche possono non farlo, e non facendo così espandono artificialmente il credito, che vuol dire che questa cosa non soltanto impoverisce le persone, trasferisce risorse da chi riceve il denaro per primo a chi lo riceve per ultimo, ma sostanzialmente chi conosce la scuola di economia sa che questo processo di espansione artificiale del credito produce la crisi, e quindi una gran parte dei problemi che abbiamo noi oggi. Questo può essere questo viene fatto proprio in nome di quelle scelte collettive a cui lei si riferiva prima, che sono incompatibili col mercato dal mio punto di vista, e sono anche un paradosso. Si chiamano scelte collettive quelle che nella realtà poi veramente impoveriscono la collettività. Io chiedo una cosa rapidamente, cioè l'idea della lingua è interessante, però nessuno interessa manipolare la lingua, ora invece si possono manipolare altre cose, cioè se immagino, cerchiamo di estrarre quello che l'ordine naturale, la legge con la maiuscola delle persone adesso, c'è il diritto al lavoro e l'assenza di libertà, quindi mi chiedevo se alla fine poi questo non sia proprio crocente alla fine, se non siamo dei... Allora, devo essere sicuro che hai capito bene la domanda, se posso chiedere di ripeterla? Sì, sì, no. Cioè l'ordine naturale, la legge naturale, se noi andiamo a sentire le persone, deve essere che tutti hanno diritto al lavoro e che non ci deve essere povertà sostanzialmente, quindi l'ordine naturale che si deve creare con le leggi, la Costituzione adesso, forse non è l'ordine naturale che noi pensiamo, cioè diritto alla proprietà privata eccetera eccetera, è in contrapposizione. Sì, naturalmente non esiste alcun diritto al lavoro, come non esiste alcun diritto alla salute, questo è pacifico, nel senso che il diritto, cioè esiste in un sistema totalitario come quello attuale, in cui il diritto è positivo, ma in una società libera il diritto è semplicemente il diritto a non essere aggrediti, che è una cosa molto diversa, il diritto alla vita o il diritto alla salute. Se ci fosse il diritto alla salute,
cioè se ci fosse il diritto al lavoro, questo vorrebbe dire che qualcun altro, che ogni, una persona avrebbe diritto alla proprietà di altre persone. Se noi pensiamo, oggi va molto di moda il cosiddetto diritto alla salute, diritto alla salute, se esistesse il diritto alla salute, questo vorrebbe dire che se c'è un bambino che non ha reni e c'è invece il mio bambino che ha due reni, la famiglia di quel bambino potrebbe prendere mio figlio, operarlo, togliergli un rene e trasferirlo. Quindi coloro che sono a favore del diritto alla salute non sarebbero mai a favore che i propri bambini venissero operati e che un rene venisse loro tolto per darlo a chi sta morendo, perché quella è l'aggressione, è una forma di proprietà. Quindi loro stessi, in base ai loro stessi standards, sanno che non esiste il diritto alla salute, chiamano diritto alla salute quando questo significa solamente appropriarsi, diciamo, della proprietà altrui per favorire, diciamo, la propria situazione, e questo grazie a quella macchina coercitiva che è lo Stato moderno. Io sono molto d'accordo con Birindelli, perché mi sembra di aver capito che allora il giusto naturalismo e poi dopo c'è, diciamo, gli usi e costumi che derivano dal modo di comportarsi delle persone. Il contrasto non sta tra le due cose, sta nel riferimento. Cioè il riferimento è qual è la situazione di migliore per lo sviluppo dell'evoluzione sociale dell'uomo. Quindi il riferimento è quello che parte dal basso, questo ordine superiore che ci si dà, che diventa quasi giusnaturalista, che si aggancia al giusnaturalismo, rispetto a un ordine che invece vuole essere imposto dall'alto, che è l'ordine del principe. Quindi il riferimento che giustifica che è migliore, più positivo, un ordine che nasce dall'evoluzione che ha avuto successo, come nell'evoluzione darwiniana. Almeno io lo leggo in questa maniera. Sì, allora, diciamo che se vediamo come è nata la legge intesa come principio, no? L'ordine spontaneo, nato in questo modo. Hume ha dato, secondo me, un'interpretazione che non è l'unica che può essere data, però secondo me è forse la migliore che abbia letto. Immaginiamo due gruppi, le persone che siamo oggi, supponiamo che siamo in due stanze, e supponiamo che le persone che stanno in questa stanza, ora non è il caso, non riferiamolo a noi perché sennò sembra. Insomma, il caso di Hume fa l'esempio di diverse persone, cioè diversi gruppi sociali. Sono alcuni gruppi sociali estremamente primitivi dove, diciamo, non c'è la regola della proprietà privata. A un certo punto, in qualche modo, in uno di questi gruppi sociali entra in gioco, se vogliamo anche per caso, viene fatta la distinzione tra quello che è mio e quello che è tuo. Queste persone, quello che si nota è che invece di farsi la guerra, il primo gruppo, rispettando la proprietà privata, usa l'energia che avrebbe usato per farsi la guerra, per accalappiarsi le risorse dell'altro, usa quell'energia essenzialmente per far l'orto, quindi la usa in senso costruttivo, non distruttivo. Viceversa, il gruppo dove non c'è questa convenzione continua a usare quell'energia per farsi la guerra. Quindi nel primo gruppo si vede che rispettare questa regola, la regola della proprietà privata, è qualcosa che questa regola comincia a essere rispettata per quella che Hume chiama un interesse illuminato. Cioè, io non rubo la tua pecora perché so che, diciamo, è bene per me che io non rubi la tua pecora, sennò poi tu mi rubi la mia. Il problema è che, cioè, il punto, però qui ancora non siamo a livello di legge, qui siamo alla nascita della legge. Il punto è che questa regola viene rispettata non per dei motivi morali, ma viene rispettata in funzione di un interesse, diciamo. Poi attraverso un processo che si basa su quella che Hume chiama sympathy, cioè l'empatia, la capacità di identificarsi con gli altri. Per esempio, se c'è una persona che è vittima di un furto, io mi immedesimo con lei e quindi sento parte delle sue emozioni, quindi provo condanna per l'aggressore. Hume estende questo concetto di simpatia alla società, dice: a un certo punto
le persone cominciano a provare simpatia, cioè empatia, diciamo, con l'interesse della società. E in quel, a quel punto c'è lo scatto in cui quella regola che era applicata e difesa in funzione di interesse particolare invece viene difesa in quanto tale, quindi indipendentemente dal conseguimento di interesse particolare. Quindi rubare, anche se non sono io la vittima del furto, diventa un atto sbagliato in per sé, indipendentemente dalle conseguenze che questo atto produce. Quindi la legge intesa come ordine spontaneo, come la legge giusnaturalista, è una legge di questo tipo, cioè è una legge categoria, come la chiamerebbe Kant, cioè è una legge che va rispettata non perché produce una situazione che viene considerata positiva, ma viene rispettata a priori, anche se la situazione che processa è molto negativa. Consideriamo il caso che uno di noi ha un'informazione su un atto terroristico che ucciderebbe 10.000 persone. Chiaramente se venissimo torturati tutti quanti, quell'informazione verrebbe fuori. E quindi quell'attentato potrebbe essere sventato. Quell'attentato normalmente io considero l'organizzazione terroristica maggiore di stati, non tanto. Ora, il fatto è che questa, però, perché è illegittimo torturare? Sarebbe illegittimo torturare indipendentemente dal fatto che torturando uno riesce comunque a salvare 10.000 persone, perché torturare è sbagliato di per sé. Quindi anche quando anche ci sono dei casi straordinari in cui rispettando la legge ci sono dei costi da pagare in termini però generalmente la legge è nata proprio perché funzionava e perché ha creato una situazione in cui le cose funzionavano bene, se no non sarebbe stata selezionata come regola. Cioè il fatto che la contraffazione creasse crisi economica, è per questo che non sarà selezionata come base dello scambio economico, perché la contraffazione creava problemi economici. Oggi sarà sistematizzata la contraffazione con la stampa di denaro fiat a corso forzoso da parte delle banche centrali, ed è per questo che abbiamo le crisi. Quindi la legge lasciata a se stessa incorpora già dentro di sé la prosperità economica, però non la sua validità non dipende dalla prosperità economica. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, sì, la ringrazio per aver detto le cose che ho detto male, che convinto meglio. Sull'alternativa tra diritto naturale e ordine spontaneo, io starei un po' attento alla pretesa di chiudere il cerchio. Sono in massima d'accordo con te quando dici che empiricamente il diritto si è formato un po' come il linguaggio, quindi almeno nei tempi antichi con ordine spontaneo. Però stiamo attenti perché anche negli Stati Uniti, quelli prima della guerra civile, era un paese molto più libero, molto più in cui i principi lo strumento della common law era molto più in vigore di adesso, eppure considerare schiave certe persone era considerato un fatto normale in certe parti del paese. Questo è decisamente incompatibile con la legge come l'hai intesa molto bene tu. Però in particolare, infatti, il discorso, la citazione che hai fatto prima di Hayek, quando non è la legge a derivare dall'autorità, ma al contrario l'autorità a derivare dalla legge. Qua si vede anche un po' una corruzione del linguaggio. Cioè, qui viene identificata, in questo fatto, l'autorità un po' con il potere, in questo discorso. Quando invece nella formazione del diritto nei sistemi di common law, era anche un po' la legge a essere derivata dalla autoritas, cioè erano queste persone che venivano in virtù della loro autorità, venivano scelte dai contendenti per comporre le controversie, spesso magari per essere il medico del paese,
c'era questo esempio che faceva, che se non sbaglio, Marco Minghetti, nel suo libro sui partiti politici. Quindi, se sto discorso su legge autorità, cioè stiamo attenti a non prendere per far coincidere troppo l'autorità col potere, che è proprio un guaio, è proprio una conseguenza del sistema basato sulla legge figlia. Sì, in realtà, se vedi i sistemi di common law, l'autorità, diciamo, il giudice, nei sistemi di common law, pensiamo, il giudice è un'autorità, però non ha potere. La Corte Suprema statunitense non può spendere un euro, diciamo, l'unica cosa che ha sono le proprie penne e, diciamo, la propria carta e la propria testa. Il problema, ci sono due problemi. Uno è che le sue decisioni implicano parecchie, cioè sono difese e a loro volta implicano parecchio potere, nel senso che quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso la sua decisione nel caso della vicenda Palme per la libertà di espressione, lì il potere, come diciamo, è quella decisione è stata presa, la protetta da parecchio potere, ha avuto grossi risultati in termini di potere. Quindi l'autorità e il potere, è vero che la Corte Suprema americana è autorità, cioè entro certi limiti posso anche, diciamo, capire la tua distinzione. In realtà io personalmente non riesco a distinguere tanto i due, perché è vero che la Corte Suprema americana non ha il potere di spesa, ma ha la possibilità di imporre delle spese enormi al potere politico che le deve sostenere. Quindi diciamo, quello è un sistema legislativo dove la legge sempre di meno, purtroppo, viene fatta da giudici che sono degli studiosi non eletti. Però anche ora il sistema di common law anglosassone viene secondo me a volte confuso con la legge o giusnaturalista da parte o la legge come, intesa come principio, che sia diritto naturale oppure la legge umana spontanea, non importa. In realtà non è così, cioè la common law anglosassone, nella definizione della common law anglosassone, in moltissime sentenze c'è e prevale quello che viene chiamato interesse collettivo. Ora, l'interesse collettivo, come tu sai, non esiste, è quello che viene arbitrariamente definito come interesse collettivo. E c'è una differenza di sentenze anche in campo di economia ambientale, cioè lo stesso Piombini ne parla nel suo bellissimo libro, se non mi sbaglio, quello delle schegge delle ferrovie sui campi di grano, cioè. E quindi dove esiste, dove una legge viene presa in funzione di interesse collettivo, lì non si ha la legge intesa come principio. Ma in più il sistema di common law ha un problema maggiore, cioè che si basa sulla dottrina dello stare decisis, si chiama. Cioè se un giudice difende una legge o applica, prende una decisione, e poi si scopre che quella decisione, parecchi anni dopo, si scopre che la decisione è sbagliata, e si riconosce, cioè il sistema giuridico stesso riconosce quella decisione sbagliata, tranne in casi eccezionali, quella decisione non viene comunque ribaltata, perché la dottrina dello stare decisis prevede, per l'appunto, che quello che conta non è la legge in quanto conoscitiva, ma infatti ormai le persone si sono talmente abituate a questa regola, anche se questa regola è illegittima, che sarebbe, diciamo, creerebbe troppo casino modificare questa regola. Quindi noi continuiamo a difendere una regola che sappiamo essere ingiusta. Quindi questo sta alla base appunto della dottrina della common law, ed è qualcosa che di fatto prevede un popolo di pecore sopra il quale sta, diciamo, due o tre pastori che decidono loro di quando, addirittura quando applicano la legge, se riconoscono giusto o sbagliato. Sì, forse una cosa è quello, per motivi diciamo, sono forse una cosa su cui sono interessato io, ma
la parte finale del libro è, si concentra su un'idea per passare da A a B, cioè un'idea pratica, quindi non è un'idea filosofica, non è un'idea teorica, è un'idea molto pratica che si basa su queste premesse per invertire, diciamo, il sistema di riferimento. Invertirlo nel senso pratico, cioè a livello istituzionale. E mi interessa, ora non credo di riuscire a, posso provare a spiegarlo in poche parole, e mi interesserebbe avere dei commenti se è una cosa che anche per eventualmente migliorare o abbandonare anche la proposta. E quindi se volete posso provare, non so se c'è il tempo, posso provare a spiegare brevemente questa cosa in modo che così magari poi mi sapete dire cosa ne sanno. Supponiamo c'è un problema di fondo, supponiamo per assurdo, allora, i problemi grossi si risolvono sempre con un po' di fortuna. Non è possibile pensare di affrontare un problema grosso senza pensare. Quindi, il problema è che ci sono delle situazioni in cui la fortuna, uno è predisposto per la fortuna e quindi può riuscire a sfruttarla, in altri casi no. Se noi vogliamo incanalare l'energia di un fulmine, noi possiamo sperare la fortuna di avere il fulmine. Se abbiamo, diciamo, costruito l'infrastruttura di rame che riesce a canalizzare l'elettricità, se abbiamo la fortuna di avere il fulmine riusciamo ad avere, diciamo, a canalizzare l'energia. Se invece non abbiamo quella struttura, anche se abbiamo fortuna, la fortuna è persa. Ecco, questa proposta si basa, diciamo, si basa sulla fortuna, quindi sul fulmine, deve arrivare il fulmine, però vuole essere una struttura per sfruttarla, questa fortuna. L'idea è questa: supponiamo di avere la fortuna di avere, quindi per assurdo, di avere una, speriamo che c'è una forza politica che abbia capito il problema della legge e che si impegni a difendere la legge. Allora supponiamo che io sia, naturalmente non ho nessuna intenzione mai nella vita di entrare in politica, quindi quello del tema, insomma, speriamo che ci sia un partito politico che dicesse: io si presenta alle elezioni con una lista di regole generali e negative di comportamento individuale che devono valere per tutti allo stesso modo, cioè con una prima lista di leggi, chiaramente una prima. Faccio un esempio, una di queste può essere: ognuno a casa propria può fare quello che vuole a meno che non crei danni illegittimi ad altri. E soprattutto lui si presenta alle elezioni dicendo: io non ho un programma, io ho questa lista di principi che intendo e mi impegno a difendere. Se chiunque di voi, diciamo, elettori, ritenesse che una qualunque norma di qualunque grado dello Stato italiano, in questo caso, violasse una o più di queste, di questi principi che io mi sono impegnato a difendere, può sottoporre il caso a sue spese a una di queste società private che io vi elenco in separato documento. Io, queste società private filtreranno i casi, io mi impegno a rispettare in modo assoluto, cioè a firmare senza nemmeno guardare, cioè a firmare ciecamente qualunque decisione che verrebbe da queste società private di vostra scelta, cioè della scelta della persona particolare. Quindi quello che io, se io dovessi non rispettare, cioè non eseguire il comando di queste società private che verrebbe
che verrebbe dato nella forma di consiglio, quindi formalmente non cambia, a livello formale non cambia assolutamente niente. Io sono delle società private che semplicemente mi danno un consiglio e io informalmente mi impegno a rispettarlo, cioè ad adottarlo senza battere ciglio. Se io non do seguito o non do seguito nei tempi che mi sono stati indicati a questo consiglio, io mi impegno a non soltanto a dimettermi dal Parlamento, ma a non ricandidarmi più, né come individuo né come partito. Faccio alcuni brevi commenti, questa diciamo, è la sostanza del meccanismo della proposta. Faccio due brevi commenti per illustrarne diciamo, la ratio. Il problema è che, da un lato, questa proposta realizzerebbe la separazione di poteri, cosa che oggi non c'è. Oggi ci viene detto che la separazione di poteri è quella tra potere politico, giudiziario e amministrativo. In realtà non c'è separazione di poteri perché non c'è separazione tra potere politico e potere legislativo, cioè i due vengono confusi l'uno con l'altro. Il potere di difendere un principio è nelle stesse mani di coloro che hanno il potere di approvare un qualunque provvedimento per qualunque scopo specifico. Quindi in questo caso questa proposta informalmente separerebbe il potere politico dal potere legislativo e sarebbe pronta. Questa proposta partirebbe dalle persone come sono e farebbe dipendere il restauro della legge gradualmente da una struttura di incentivi, quindi dall'interesse delle persone, cioè non richiederebbe alle persone di cambiare il loro sistema di riferimento. Faccio un esempio: se una persona ha una casa che è classificata come ufficio e la vuole trasformare in abitazione, oggi deve chiedere il cosiddetto cambio di destinazione d'uso. In molti casi non viene dato, eccetera. Questa persona potrebbe aderire a una cosa del genere non perché lei capisca o perché ritenga che sia giusta l'idea di legge della quale abbiamo discusso oggi, ma semplicemente perché lei vuole non avere problemi nel trasformare la sua vita, nell'usare la sua propria abitazione come il proprio appartamento come abitazione invece che come ufficio. E quindi in più questa persona ha pagato, quindi quando uno va alle elezioni firma un assegno in bianco, è un assegno in bianco che non costa nulla ed è un mandato che è un mandato generico, che non ha nessuna finalità specifica a un particolare provvedimento. Ma nel momento in cui io con questo sistema a me darebbe la possibilità di sulla singola legge che mi impedisce, cioè che viola la mia libertà, mi darebbe la possibilità a mie spese di agire contro di queste. Quindi avendo io pagato, non è che ho votato, io ho pagato e quindi mi aspetto, ho un atteggiamento diverso verso questa cosa, cioè mi aspetto che questa cosa sia presa maggiormente in considerazione da parte della, perché altrimenti se io ho la sensazione che non viene presa in considerazione da una di queste società di consulenza, vado da un'altra. Ora, ho spiegato questa cosa un pochino, so che è un'idea folle, però se qualcuno avesse delle obiezioni da fare... non lo so, è un'idea folle. Riguardo sempre a questo argomento, sì, c'è il fatto che la pubblica amministrazione ti può vietare di fare il cambio destinazione d'uso, però c'è anche un problema pecuniario, cioè alla fine dice sì, lo puoi fare, ma mi devi dare 100.000 euro per fare il cambio destinazione d'uso di un capannone che semplicemente prima producevi caramelle, adesso vuoi fare mobili e quindi devi cambiare destinazione sì. d'uso, anche se rispetto a quello pecuniario. Cioè una richiesta eventuale da parte della pubblica amministrazione di una gabella andrebbe a decadere con questo tuo... No, con la mia proposta, se
il costo, naturalmente ci sono due cose da presentare. La prima è che una norma particolare, tipo quella che vieta il cambio di senso di uso, si applica a miliardi di casi particolari. Una norma di questo tipo coinvolge milioni di situazioni diverse. Quindi la società di consulenza, la legge del mercato, spontaneamente è chiaro che se pone, cioè se mediamente il vantaggio da non avere questa norma, cioè il costo di questa norma mediamente per persona è 100, è chiaro che se la società di consulenza fissa un prezzo tale che non è conveniente, cioè che la persona ha maggiore convenienza a pagare la gabella allo Stato piuttosto che pagare la società di consulenza, lo fa. Quindi, però quello il mercato ci pensa da solo, ci saranno le società di consulenza che sono private, sono là per fare profitto, e quindi fisseranno il prezzo del loro servizio tale per cui, per quella norma specifica o in generale, questa cosa, diciamo, risulta conveniente andare da loro piuttosto che pagare la gabella. Quindi ecco, una legge che dice tu sei libero di fare quello che vuoi, però basta che paghi, non sarebbe ammissibile, insomma. No, una legge di questo tipo sarebbe, non è una questione di essere ammissibile o no, è che nel momento in cui io devo pagare e io non ho incentivo a non pagare, se il costo di agire in quell'altro senso è più basso. Ora, forse in chiusura può avere senso dare invece una proposta diversa, che era quella data da Friedrich von Hayek, avere il suo punto di arrivo. Ora, Hayek non si è concentrato, diciamo, sulla zattera, sulla quale io invece mi sono concentrato alla fine, cioè su come partire, come passare da A a B, cioè arrivare alla nave. Hayek ha dato, diciamo, una sua forma, diciamo, la sua proposta di riforma costituzionale. Allora, personalmente io trovo sia il pensiero di Hayek in generale, sia la sua proposta di riforma costituzionale un passo nella buona direzione, però pieno di problemi sul punto di vista della coerenza e della libertà. Cioè, credo che il pensiero di Hayek è un economista straordinario, però a livello di filosofia politica credo che abbia delle incoerenze con la sua stessa teoria della legge. Però, e quindi credo che, diciamo, la sua proposta di riforma costituzionale sarebbe, dal mio punto di vista, comunque incompatibile con una società libera in senso coerente, però credo che vada comunque la pena di discuterla, perché in ogni caso potrebbe essere un punto di approdo possibile nella giusta direzione, partendo da una situazione come la nostra. Hayek, sulla base della distinzione, diciamo, dell'idea di legge che abbiamo discusso qui, propone una separazione dei poteri, che è quella che accennavo prima, cioè la separazione tra il potere politico e il potere legislativo, e vede l'assenza di questa separazione dei poteri come il problema cardine, diciamo, prodotto dall'adozione del positivismo giuridico. Questo vuol dire che nella sua proposta di riforma costituzionale prevede due parlamenti, non un parlamento solamente. E non due camere diverse di uno stesso Parlamento, ma sono proprio due istituzioni completamente diverse. Una, che lui chiama l'assemblea governativa, fa sostanzialmente quello che fanno i parlamenti oggi, cioè si interfaccia col governo, approva decisioni di spesa, per esempio il finanziamento di un tribunale, eccetera. Questa assemblea governativa verrebbe eletta, secondo la proposta di Hayek, in modo estremamente maggioritario, per garantire una maggiore governabilità e quindi, diciamo, una governabilità efficiente dell'apparato statale. Ora, io credo, non sono a favore di quelli che pensano che lo Stato debba essere sempre più efficiente, sono a favore che lo Stato debba essere sempre più inefficiente, quindi diciamo, non sono molto d'accordo con questa cosa, però credo che sia comunque utile, perché è un punto interessante. E l'assemblea legislativa invece svolgerebbe il compito che nella mia proposta le società private di consulenza svolgerebbero, cioè quello della difesa della legge intesa come regola generale di comportamento individuale, cioè che era un ruolo che oggi non è svolto da nessuno. Oggi noi siamo inondati di leggi fiat, cioè abbiamo un'inflazione legislativa mostruosa perché non c'è la legge. Se ci fosse la legge non potremmo avere così tante leggi.
e cioè non c'è nessuno a difesa della legge, non c'è nessuno a difesa dei principi. Ecco, Hayek metterebbe finalmente qualcuno totalmente separato dall'altro a difesa della legge. Ora, l'elezione invece di questa assemblea legislativa sarebbe una cosa estremamente particolare, sulla quale di nuovo non sono molto d'accordo, ma insomma comunque sarebbe estremamente proporzionale. Cioè tutti potrebbero essere attivati. Qual è, perché ci sono questi due sistemi diversi? Ci sono questi due sistemi diversi per risolvere un problema che oggi effettivamente è irrisolvibile all'interno di un sistema come quello attuale, ed è il conflitto di interessi con gli elettori, che è quello che poi crea il mercato delle vacche alle elezioni. Qual è il problema? Il problema è che se c'è qualcuno, se nella situazione attuale, se uno vuole privatizzare Poste, il postino si trova quando va a votare ha un conflitto di interessi che invece il sarto non ha. Il sarto, il fatto che un governo voglia privatizzare il posto almeno a lui cambia poco. Il postino può perdere il posto di lavoro, quindi lui può votare per un partito politico in funzione dei propri interessi particolari immediati. Hayek propone che per l'assemblea legislativa non possa votare nessuno che abbia ricevuto a qualunque titolo denaro pubblico, dal Netturbino al Presidente della Repubblica, dall'imprenditore che ha preso finanziamenti pubblici o fondi europei al direttore del giornale che riceve. Non vota nessuno. Esatto. In questo modo l'assemblea legislativa verrebbe eletta solamente da persone che non hanno conflitti di interessi, cioè che non hanno ricevuto denaro pubblico e che quindi non sono in una situazione di conflitto di interessi. Fa ridere che oggi parlano di conflitti di interessi in relazione di schierate tipo Berlusconi, eccetera, perché il vero conflitto di interessi è quello degli elettori. Ora, oggi una cosa del genere, nel sistema attuale, una cosa del genere avrebbe un costo molto alto, perché se si togliesse il voto a una persona che ha, diciamo, il postino non soltanto non sarebbe rappresentato nella parte governativa, che è giusto che sia così, perché lì ha un conflitto di interessi, ma non sarebbe rappresentato nemmeno per la parte dove lui non ha un conflitto di interessi, che è la parte oggi quasi inesistente, ma comunque di difesa dei principi. Invece questa divisione dei poteri è proprio quello che fa, è proprio quello che gli permette di dire: tu continui a votare per l'assemblea legislativa, tu postino, non c'è nessun problema, continui tranquillamente a votare per l'assemblea legislativa, però non voterai mai più in vita tua se tu ricevi, visto che tu ricevi soldi pubblici, non potrai mai più votare per l'assemblea governativa, perché lì è un conflitto di interessi. Ecco, io credo che credo che questa, diciamo, questa è, diciamo, un'architettura costruttivista di Hayek che appunto dal mio punto di vista ha il limite di essere costruttivista, quindi ha il limite di produrre una situazione che farebbe avere uno Stato più efficiente invece di avere uno Stato nullo o comunque limitato in modo non arbitrario dalla legge, ma secondo me è un tentativo, è un'idea che comunque vale la pena di essere comunque almeno letta o presa in considerazione, perché è una proposta che è, diciamo, che da un lato compatibile col sistema istituzionale attuale, però è un primo passo nella direzione di un sistema in realtà diverso, e la prova è il fatto che c'è una divisione dei poteri per la prima volta, che oggi invece non c'è, e che quindi crea quello che appunto nelle parole di Bastiat è il fatto, appunto, l'idea di Stato come quella grande finzione attraverso la quale tutti si sforzano di vivere alla spalla di tutti gli altri. Ecco, in un sistema di separazione di poteri di questo tipo sarebbe molto più difficile per una parte vivere alle spalle delle altre, perché non avrebbe i mezzi elettorali per farlo. Quindi questo è. Per il mio invito, signor Presidente, mi ricordo davvero interessante. Io vi invito, per chi non avesse avuto occasione, a comprare il libro di Giovanni Virizzelli, perché
manifestazione che immortaliamo anche fotograficamente. Bene, tra poco ci sarà la cena. Per chi non fosse iscritto all'associazione, le iscrizioni sono ovviamente...